Per fare questo trucco utilizzo un fondotinta più chiaro rispetto alla mia pelle, lo metto a punti su tutto il viso e poi lo spalmo con le mani, cercando di renderlo il più omogeneo possibile. Adesso passo la cipria su tutta la faccia per cercare di schiarire ancora di più la pelle, leggermente. E ora prendo questa palette con questi colori e andrò piano piano, ve li mostrerò via via, a mettere dei colori intorno agli occhi e leggermente sulle guance. Vi farò vedere mano a mano i colori che userò. Partirò da colori più chiari e finirò con l'usare il nero. Passate il colore su tutto il contorno dell'occhio e scendete leggermente verso le guance. Passate più volte in modo da far scurire sempre di più l'occhio. E adesso andiamo ad usare il nero. Passate il nero intorno all'occhio e soffermatevi molto sulla parte inferiore dell'occhio. Anche qui date la forma e l'intensità del colore in base ai vostri gusti. Una volta completato l'occhio, passate anche all'altro e ripetete le stesse operazioni. Adesso abbiamo bisogno di filo, colla apposita per la pelle, quindi mi raccomando non usate altre colle perché altrimenti vi potrebbe dare noia la pelle. E io in questo caso userò la gomma spirito, che è una colla apposita per attaccare cose in faccia. Comunque, in alternativa potete usare anche la colla per le ciglia finte. E infine abbiamo bisogno di un paio di forbicine e di pinzette. Adesso tagliamo una piccola striscia di filo e andiamo ad appoggiarla sulla bocca, passando poi il pennellino della colla per farla aderire. Tagliamo il filo della lunghezza che ci serve ed incolliamo anche l'altra estremità. Ora ripeteremo il procedimento con tutti i pezzetti di filo e andremo ad incrociarli. Attacchiamo l'estremità del secondo pezzetto, tagliamo la parte in eccesso e incolliamo nuovamente l'altra estremità. Adesso ripetete il procedimento finché non avrete completato tutta la bocca. Ora tocco finale, io userò anche un pezzetto di filo con attaccato l'ago per cucire ed andrò ad attaccarlo all'inizio delle cuciture. Una volta completato l'effetto delle cuciture, andremo a prendere dei rossetti e un pennello molto fine ed andrò col rossetto a creare delle piccole macchioline su ogni attaccatura del filo. Una volta finito,
Riprendiamo lo stesso pennellino a punta fine e adesso andiamo a prendere il colore nero della palette che vi avevo fatto vedere all'inizio del video ed andiamo a ripassare il colore al centro della macchia rossa che abbiamo appena creato. Ecco fatto, il trucco per la notte di Halloween è finito. Io spero che vi sia piaciuto, per qualunque domanda resto a vostra disposizione. E niente, io adesso vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video. Ciao e buon Halloween, ragazzi! Oof.